Salve a tutti ragazzi e bentornati su House Flipper. Oggi ci dedicheremo al DLC Pets, quindi faremo un po' di lavoretti su questo genere di DLC, insomma, tutto ciò che ha a che fare con gli animali. Ce la prendiamo con calma, vediamo un attimo quali sono le novità e cercheremo ovviamente di guadagnare il più possibile in quanto con il nostro nuovo arrivo. Dov'è? Rea, eccoti qua. Ciao, bellissima. Accarezziamo la nostra pupattola qui, guarda che bella, guardate che bellissima cagnetta. Ok. Ti diamo un dolcetto anche. Bravissima. Bene, stavamo dicendo, causa il nostro simpatico cagnolino e causa ultimi danni che abbiamo fatto nel nostro bagno, vasca maledetta. Iniziamo a essere già stretti, quindi puntavamo ad avere una casetta qua che durasse per un po' e invece mi sa proprio che questa casa sarà venduta a breve. Però ci servono soldi perché vediamo un po' per comprare una casa. Casa con ospiti indesiderati? No, scherzavo. Vediamo un po'. Possiamo prenderci una casa così, con il garage. Bella grande. Sarebbero 7 camere, un piano. Sarebbe interessante. Servono 66.000 dollari. Euro. Noi abbiamo questa, abbiamo venduto questa, quindi dobbiamo acquistare una casa, sistemarla e venderla. Oppure fare dei lavori. Sarebbe interessante prendere tipo il bungalow, tentare di sistemarlo il più possibile e diciamo venderlo per poterci fare un po' di soldi. La mia paura è che su 53.000 ci sono un bel po' di lavoretti da fare ad occhio. Piccola casa su ampia porzione di terra da ristrutturare, ma completamente arredata. Sì, potremmo rischiare questa, però in un prossimo video. Oggi ci dedichiamo, come detto, agli animali. Oh, guarda qua. Qua abbiamo tutta la lista degli animali che possiamo prendere. Cos'è l'hotel per animali? Animali domestici in hotel, animali domestici in casa. Tre. Porta di nuovo a casa. No, è mio. È la mia cagnetta, non me la tocca nessuno. Bene, dedichiamoci al nuovo lavoro. Tanto vedo che qua è tutta campagna, quindi mi piace. Ecco qua. Oh, pet sitter. Ah, questo qua è Morgan. Fino a quando non ha ceduto la sua società del suo figlio, la gestione degli affari della contabilità sono state l'intera vita di Morgan. In pensione, per passare il tempo, aiutava soltanto vecchi amici come consulenti indipendenti. In occasione gli è stato preparato per preparare un progetto, la porzione animale, l'indagine. Così Village. Le statistiche erano spaventose. Morgan decide di dover agire. È determinato e sa cosa fare. Ok, questo qua probabilmente si costruirà. Cazzo, che casa? Ecco, immaginavo una specie di albergo per gli animali. There is this saying about changing the world. I'm sure you know it. I've already started with myself. Now it's time for my home. Structure and order, they are crucial for my plans. This is how I see it. Cats and dogs will have their rooms downstairs. The other pets in the attic. Yes, I know. It's such a nice room, but it's worth it. It's nothing compared to what they went through. What so many stray pets experience every day. I know, I can't save them all, but a few is more than none, right? Ok, contento tu. Chi sono io per darti contro? La casa è tua. Quindi, allora, intanto sistemiamo qua lo schifo. Ok, cosa c'è qua dentro? Sarà un. Immaginavo. Raccoon, Rocket, fermati, Rocket. Ah, distrutto qui. Ok, allora sistemiamo lo schifo. Detto queste. Deposito contenitori. Ah, ok, fai la furbata, prendi il deposito contenitori in modo che se arriva di nuovo il nostro amico Rocket Raccoon. Non va a mangiare. Minchia, 800. Vabbè, tanto sono soldi tuoi, quindi. Ok.
Spero di averlo montato giusto, perché sennò c'è da ridere. Sì, ok. No, sarebbe stata tragica se l'avessi montato storto e quindi l'entrata era contro lo steccato. Ok, quattro viti, quattro ciodi, quattro viti, una porta, chiavistello, vitina, nel tetto. Ok, posto? Cioè praticamente si è mangiato fuori, non voglio dire tutto, ma tutto il budget del... che aveva dato a disposizione. Beh, complimenti. Per impedire a Rocket Raccoon di mangiarsi fuori la monnezza. Beh, ci sta. Tanto, ripeto, i soldi sono suoi, quindi. Bene. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare adesso in questa casa. Non mi interessa. Qua non c'è niente da fare. Dobbiamo, ha detto che sacrifichiamo. Mamma mia, come fai a sacrificare questo ben di Dio? Vabbè, hai preso la tua decisione. Beh, dai, almeno ti tiri su una costola coi soldi, visto che vendi tutto. Te la compravo io questa cazzarola. No, in effetti no, non ho posto dove metterla, quindi. Cioè, vendi anche i libri? Sei un folle. Va bene l'amore per gli animali, ma fino a un certo punto non puoi vendere i libri. Cioè, fammeli spostare, fammeli mettere da qualche altra parte. Ma non farmeli vendere. Bene. Allora, dopo che abbiamo fatto tutto, iniziamo ad acquistare le cose. Aria per conigli. La mettiamo qua. Mi sa che dobbiamo recuperare il più possibile spazio. Ad occhio, quindi. Ok, poi. Recinto per i porcellini d'India. La Madonna, un po' più grande. Ci sta qua di fianco, così si parlano. Ok, è troppo sotto la finestra. Va benissimo qua. Ok, acquario per le tartarughe. Lo mettiamo qui. Poi ci mettiamo. C'è il serpente per caso? La foniera vimini. Terrario per criceto. Acquario d'acqua dolce. Plafoniera. Ampio ripiano dispensa. Puff e tappeto. Allora, vediamo un attimo. Il terrario. Terrario lo mettiamo qua. Se ci sta e non mi spunta fuori troppo. Ok, ci sta. Mettiamo qua il terrario. Qua mettiamo le nostre tartarughine, giusto? Tartarughine, riempiamo anche già di cibo, già che ci siamo, così. Plop, plop, plop. Poi verranno a galla, spero, per mangiare. Mettiamo l'acquario. Questo è bello e mi piacerebbe averlo in casa anche a me, se devo essere onesto. Un bel acquario gigante da tenere in casa. Bello. Poi abbiamo ampio ripiano, dove presumo metterai tutto il cibo per gli animali. E lo mettiamo, facciamo così. Lo mettiamo qua, in maniera che non disturbi più di tanto. Ok. Abbiamo la plafoniera in vimini. Ok, questo qua è il centro, giusto? Sì, vabbè, poi lo centreremo un po', diciamo, un po' a caso. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Va benissimo così. Abbiamo un tappeto peloso che metteremo qua in mezzo e ci butteremo tre puff a babbo morto intorno a questo. Così. Così. E così.
Ok, quindi tu ti rilassi in mezzo ai tuoi animali. Sono contento per te. Bene, poi. Qui abbiamo una camera da letto, presumo sia la tua, e quindi te la lascio stare. Poi abbiamo delle palline. Questo è il tuo ufficio. Bello il tuo ufficio, mi piace. Cavolo, prendo spunto dal tuo ufficio. Hai messo due divani, un po' di librerie, la scrivania. Bello, bello, mi piace. Queste sono aperte. Ci sta, mi piace come idea. Sappi che la prenderò, ne prenderò spunto. Questo via, quindi sarà questa quella da demolire ancora. Eccola qua. Vendiamo tutto. Via, via. Devo vedere anche questo, no, vero? Non si sa mai. Vendi il quadro. Cioè, questo praticamente vendi tutta la vita. Tutta la sua vita per aiutare gli animali. E ci può stare, attenzione, non voglio dire di no. Però mi sembra un attimino esagerata la cosa. Allora, disponibile contro soffitto, via questo. Spero che qui creerai. Ok, ora si pone un dubbio. Mi viene un dubbio. Ma tu ce l'hai un altro bagno, vero? Tizio che stai vendendo tutto. Tu ce l'hai un altro bagno, perché... Adesso mi tolgo la curiosità. Ma questo è il garage, non ci interessa. Ah, ok. Alla faccia, signori! Che bello! Mi piace. Bello. Cavolo, devo prendere spunto da questa casa. Mi piace come l'ha arredata. Ma ora dedichiamoci a quello che sappiamo fare meglio. Il che significa costruire. Allora, vediamo un po'. Metti le piastrelle da pavimento. Vai. Allora, vediamo un po'. Fatto. È fatto. Concludi l'ordine. Ma anche no, cioè... Cuccia per ramal. Cuccia per cani. Cuccia sotto ciotola, mangiata. Aspetta un attimo, fammi vedere. Allora. Cani, cani, cane, 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 cane. Cane, 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 gatto. Gatto, gatto, gatto. Piuma su bastone, gatto, 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 no. Tappeto, vabbè, questo non c'è niente, poggia piedi. Avevo detto io, cani, 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 cani. Recinto per cani, recinto per il cane. Ok, due. Quindi devo dividere questa stanza in due. E crearne una parte per i cani, che sono grossi, quindi probabilmente prenderò questo lato qua per i cani e questo lato qua per i gatti. Quindi procediamo già a suddividere il l'argagno qua. Quanti ne ho usati? Ok, a posto. Cancelletto, lo mettiamo qua in mezzo. Giusto? Perfetto. Bene, quindi abbiamo uno spazio per i cani, con cui ci sarà, presumo, anche il bagno dove lavarli e tutto. E infatti. Ok. E qui invece per i gatti, che salteranno come dei felini quali sono, si divertiranno. Allora, facciamo così. Piastrelle in ceramica bianche. Posizioniamo. Ma no, stupido, controsoffitto. Semenito. Zio Billy. Ok, poi. Compra oggetto. Vasca gigante, e guarda un po', non hai tutti i problemi che ho io, perché tu hai una casa gigante e quindi puoi adibire direttamente una camera solo a questo.
mobili all'angolo che io metterei qua a questo punto, facciamo una cosa fatta bene e lo mettiamo qui, azzibili, lo mettiamo qui nell'angolino, ok, perfetto. Poi shampoo per cani, Giuseppe, un saluto a Giuse, anche lui grande giocatore di House Flipper. Bidone di metallo, piantina, la mettiamo sul secondo livello qua, vediamo se posso saltare su questo coso per, ok, perfetto. Allora, mensola, monosa, tappeto, bidone dell'immondizia, potremmo metterlo qui, se magari lo giro poi è anche meglio, ok, magari così, in maniera che quando entro non mi ammazzo. Vasca piccolina, eccola qua. Allora facciamo così, ti giriamo così, ti mettiamo qui nell'angolo, ok, allora spostiamo questa, la mettiamo qui. Recuperiamo. Ah, che bello, erano. Dove è sparita la pianta adesso? Posso metterti qua sopra? No, ovviamente, perché ci sono sempre i problemi delle altezze in sto gioco. Ok, allora la pianta l'avevamo già presa, quindi questo maledetto mi ha rubato 2,81 euro. Porta asciugamani. Porta asciugamani lo metterei, diciamo, qua, ok. Poi abbiamo una mensola che potremmo mettere, vediamo un attimo, una la mettiamo qua a questo punto, dove mettiamo anche un paio di asciugamani, una la mettiamo qua e una la mettiamo qua, tutte la stessa altezza, giusto? Ovviamente questa, perfetto. Pile di asciugamani, tutte uguali, così non facciamo come al solito qui. Dobbiamo fare gli acrobati. Uno, due e tre. Tappeto a cerchio, a questo punto gigante. E lo buttiamo qua in mezzo. No, qua in mezzo, lo mettiamo dai. Ok, abbiamo finito la camera qua. Cucina per cani. Sì, cucina per cani, scusate, ho letto cucina invece che cuccia. Allora, cuccia per cani era male. Abbiamo detto che i cani li mettiamo da questa. Però adesso che vedo, mi sembra un po' più piccolo lo spazio. Però vabbè, qui la comodità sarà il fatto di avere il bagno subito a fianco, quindi possono tranquillamente lavarli subito. Hop hop, mettiamo qua, così d'inverno non soffrono il freddo i nostri amici a quattro zampe. Poi abbiamo due sottociotola, vediamo un po', ce ne stanno due qua? No, allora questo lo ruotiamo. Sono indeciso su come metterli. Intanto lo spostiamo un po', perché se magari arriva qualcuno, beh, a parte che lo vede, quindi non è che gli va addosso al cane. Però sai come magari. Ma dai, facciamo così allora. Mettiamolo qua e abbiamo risolto il problema. Tanto semplice. Distributore automatico. Uno. Due. Ok. Strano come me lo faccio mettere così. Facciamo così allora, facciamo una cosa fatta con un po' di logica. Due distributori d'acqua, ovviamente. Uno. Devo girare quello e devo sistemarlo. Intanto lo prendiamo poi.
così lo giriamo. Ok. Poi massaggio gengive per il cane. Divertiti. Folletto. Questo mi ricorda un amico. Questo lo mettiamo qua. La pallina per il cane la mettiamo qua, così per giocare ne avete. Gatto. Gatto. Mostrami come devo ubicare questa cosa. Gatto. Così, tipo. Così per assurdo saltano e possono mettersi a guardare fuori dalla finestra. Poi. Gioco topo. I giochini li buttiamo qua nascosti così si divertono. Ma soprattutto non mi occupano spazio. Bastone. Lettiera. Ok, la lettiera la mettiamo di certo non vicino a dove mangiano i cani, perché siamo corretti con i nostri amici, ripeto, a quattro zampe. Ma la mettiamo lì nell'angolino, così almeno. Ok. Tappetino pipì, non so cosa possa servire. Lettiera chiusa, ne mettiamo un'altra. Le mettiamo qua vicine. Ok, così escono, si puliscono le zampette e via dalle balle. Così, così. Tappeto fantasia cagnolini. Aspetta un attimo, che ho sbagliato. Ok, uno solo. Fantasia cagnolini. Allora sappiamo già dove metterlo. Lo utilizziamo come scendiletto. Direi che ci siamo. Poggiapiedi. Che cos'è questo? E chi lo sa, lo mettiamo qua. Non ho idea di cosa possa servire un poggiapiedi, ma... Ok, abbeveratoio per cani. E però i gatti come fanno a mangiare, scusami? I gatti non mangiano, risolto. Li prendiamo, li lasciamo morire di fame. Io presumo che questi che sono piccolini siano comodi per i gatti, non per i cani. E due mangia cosi qua. Ok. Bene, bene. Eccolo qua. La nostra... Qua chiudiamo che non vorrei mai... Ah, che bello, questo vorrei fare io anche nella mia futura casa, prossima casa. Qua c'è il polletto, qua c'è il bagno. Bene, diciamo che abbiamo concluso il nostro lavoro. Eseguito 100%, termina. Case fotografate, guarda che cos'è diventata. Questo mi piange il cuore, ma va bene lo stesso. Contento tu, contenti tutti. Il bagno è diventato così. Ok, abbiamo messo la casettina fuori. Direi che, come al solito, è stato un ottimo lavoro. Bene. Eccoci qua con il nostro cagnone. Ciao! Cosa facciamo? Giochiamo? Nel dolcetto riporta, trascina liberamente, tira e molla. Carezza, prende... Facciamo tira e molla. Vediamo un po'. Gioca. Sei troppo vicino al cane. Sei troppo vicino al cane. Molla, eccolo. A posto. Sì, sì, ti do da mangiare, ti do il bastone, ti do il dolcetto, dai. Oh, oppa. Ma sei stanco? Stanca. E pensi di metterti su o ci devo mettere io? No, ok, cioè della serie. Mi hai fatto una cuccia, ma giustamente io mi ci metto di fronte. Ma sai cosa facciamo? Ti compro un giocattolo. Vediamo un po'. No, gatto, cane. Giocattolo. Ma, scusami, cane ho detto, giocattolo. Ok. Frisbee, tapirulan. Massaggia gengive. Anzi, massaggia genfive.
per il cane, legnetto artificiale. No. Divertiti. Ecco. Interazione. Ah, bravissima. Bravissima che l'hai preso. Eh sì, sei proprio una brava cagnetta. Bene. Tanto è verde, quindi sono contento perché lei sia contenta. Andiamo avanti. Vediamo un po' cosa ci propone. Casa per animali di Morgan. Sempre queste cose, sempre le solite cose. Conigli roditori. Vediamo un po'. Porcellino d'India, porcellino d'India, criceto, porcellino d'India, criceto, porcellino d'India, criceto, porcellino d'India, rettile, tartaruga. Ne prendo 4 e faccio le tartarughe ninja. Uccelli, pappagallo, pappagallo, bello. Pesci, pesce d'oro, questi costeranno un botto. Pesce pompadour, pesce angelo, danio, pesce angelo di nuovo, guppi e pesce pompadour, perfetto. Serpenti, serpente mangia uova, serpente mangia uova e serpente mangia uova, cazzo che fantasia. Ragni, nostro amato whisky ragnetto qui. Ok, ma non è ancora il momento. Intanto vedo che siamo a 62.000 euro. Ma vediamo un po'. Mappa incarichi. Oh, 2 addirittura. Sono 2 e sono una qui. Più libertà. Frida è considerata come una bocca fresca nel mondo letterario. Pochi mesi fa di un lavoro sono bastati per pubblicare il suo primo libro, che si è rivelato un successo immediato. Sfortunatamente, a causa della natura riservata alla giovane scrittrice, l'aumento di popolarità si è rivelato estremamente stressante. Ora alla ricerca di un posto dove, insieme alla sua amata iguana, possa avere più tranquillità. Ok. Tu invece che sei nascosto qua sopra. Un'occasione per cambiare. Un cane vivace, il gatto del vicino e due bambini ingegnosi sono una ricetta per un disastro. Soprattutto quando i bambini provano la loro invenzione sulla stanza dei genitori. Tutte le porte della casa sono aperte e il gatto ha deciso di far innervosire il cane dando vita a una quotidiana caccia. Insomma, nessuno si è fatto male, la stanza è rasa al suolo, il rinnovamento è inevitabile. Ci sta, ci sta. Facciamo questo e aiutiamo la signora. La tartaruga dalle orecchie rosse prende il nome dalle riconoscibili strisce rosso granata che ha dietro ogni orecchio. Wow, impariamo anche cose specifiche sugli animali. Oh madonna, vedo la finestra adesso. Faccio caso adesso alla finestra. Che cavolo hanno fatto? How did it happen? The answer is Jiří, Cilka and their brilliant ideas. Add our dog chasing neighbors' cat to that, and the result is obvious. The boom was so loud, the firefighters were on their way before I even called them. Esplosione. You know what my husband said? Hanička, maybe it's an opportunity for a change. Okay, let's start with his storeroom then. Our kids live on top of one another because he has to hoard this garbage. They are growing up. They need privacy and their own space. Maybe this will calm them down a bit. Ok, Anna. Un'occasione per cambiare. Ho già capito che ci sarà un bel po' da fare. Quindi la descrizione era ingannevole. Ma vabbè, iniziamo. Sì, ma mi sa che anche voi non è che abbiate mai pulito più di tanto bene qua, perché... va ben tutto, ma... allora... ad occhio e croce bisognerà salire su per il tetto, Ho questo vago presentimento... perché a meno che non mi faccia uscire dalla finestra, cosa che reputo non fattibile... rimuovi i rifiuti 0, pulisci lo sporco. Questi sono i rifiuti, scusami. Non ho visto rifiuti io. Quello non sono rifiuti. Non li vedo neanche sulla mappa, rifiuti. Beh, ci pensiamo dopo. Qui cosa da fare? Niente. Bene, pulisci lo sporco. Scale. Ok, ho paura di entrare in quella camera io. Vi avviso, ve lo dico. Vendi oggetto. Beh, me lo immaginavo, sai.
buttato qua così. Ok, mi sa che dovrò vendere anche le porte. Ad occhio. Ma vabbè, aspetta. Vai da pulire, vero? No. È fatto proprio così. Che brutto. Apposa i pannelli. Ma ok, mi fate rifare tutto il corridoio. Ok, allora adesso ha un senso. Ma riuscirò a posarli dove voglio io? Sai che qua ci vorranno un bel po' di pannelli, sa signora? D'occhio. Perché avete un corridoio bello lungo. Ecco, questa è una fregatura però, per esempio, perché mi mangiate fuori un pacco di pannelli. Cioè, un pannello per farne neanche un mezzo, cos'è, un quarto neanche. Questo è sbagliato, signori sviluppatori. Però, anche qua. Cioè, qua doveva essere due e farne uno. Questo uno, ci sta. Ma sopra doveva essere uno, uno, uno. Sarebbe stato più corretto. Nella realtà non è che il mezzo che taglio poi lo butto. È tutto un gomblotto per farmi spendere più soldi. Avanti. Almeno diventa un po' più decente. Vie mattoni, che i mattoni sono belli esterni o sono belli se sono fatti bene all'interno. Ma sono fatti bene, questi qua hanno 70.000 colori nelle fughe, quindi diciamo che sono un po' schifus. Ok, compriamo altri pannelli, almeno due, ad occhio. Uno, due. Posizioniamo, tac. Uno, due, tre, quattro, cinque. Prendiamo gli altri cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ma forse sì, mi servono per tutti. 1, 2, 3, 4, 5. E adesso qualcosa sicuramente mi avanza. Ok. Quindi questi li mettiamo giù. E poi vediamo. Poi. Qua, ufficio. No, era più bello quello di Morgan. Alla faccia, signori. Abbiamo un gamer professionista qui. No, abbiamo un finto gamer perché con la tastiera storta. Parliamone. Vabbè, lasciamo stare. Bagno. Il bagno è a posto. Ok. Compra l'oggetto. Acquario tartarughe. Sì, ma ci sta? Dove lo metti? Qua? Questo è un omaggio. Probabilmente bisognerà mettercele anche dentro le tartarughe, ma non è compito mio. È qui che c'è stata del danno. Infatti, eccolo qua. Allora, vendi. Bisognerà rifare tutta la camera. Già vende la motosega del marito, non si fa. Vende il vecchio Olivetti del marito. I giochi dei figli. Il vaso della nonna, i vecchi, la dote di quando si è sposata, vendiamo la bicicletta, il martello del marito porto a casa io, il trapano del martello, questo non mi serve, la bicicletta la vendo io, non si preoccupi, dimenticavo la lampada fluorescenza, questa è ciao e porto a casa, poi vendo tutto il baracchino che mi trovo, mi apro un baracchino al mercato del sabato e ci penso io a far quattro soldi. Dipingi con i colori cielo. Una M che va più che bene. Ne avanzeremo anche ad occhio. Ma siamo dei professionisti a dipingere, quindi. Oddio. Allora. Ah, solo due, vero? Devo dipingere ancora un po' per potermene permettere tre.
Avanti. Avanti. E questa cosa sarà un letto matrimoniale, lampada sola. Questa d'occhio sarà la camera di uno dei due figli. Credo. Però col letto matrimoniale un bambino. Ok. Beato lui. Vedete che i genitori hanno abbastanza ninnini per permettersi di far fare questi lavori. Beh, se lo fanno, io di sicuro gratis non li faccio i lavori, quindi i soldi li sganciano. Ok, allora qua devo stare attento perché nelle missioni non mi calcolano come dipinti quei due muri là. Cioè i due intercapedini più il pezzo sopra non mi viene calcolato, quindi finiamo di fare bene questo muro. Ok. Bene. Questo lo spostiamo, lo mettiamo qua intanto. Poi metti piastrelle a pavimento rigato. Quindi simil parquet, che mi piacciono un sacco. Queste mi piacciono veramente tanto, sono proprio belle. Cioè tu vuoi mettere tutta questa roba? Modulo C, tavola degli attrezzi. Ok. Che cazzo te ne fai di una tavola per gli attrezzi? Scusami. Non... Allora, partiamo dall'inizio. Abbiamo un letto che ad occhio conviene mettere, facciamo così, allora, dietro la porta e ci leviamo ogni pensiero. Ok, poi questo cos'è? Lampadario solar. Ok, buttiamo sul lampadario e ci togliamo il pensiero anche di questo. Accendiamo la luce, non è cambiato nulla ma va bene lo stesso. Poi comodini, robe strane, non ce ne sono? Cassettiera. Questa com'è fatta? La cassettiera la metterei qua così per intanto. Anzi, la sposterei anche un peletto più in qua. Ok, poi. Scrivania Woody. Sì, aspetta un attimo però. Diamo una logica perché stiamo buttando colori a cazzo, quindi... No, ancora più scura. Allora. Quercia sgraziata. Castano intenso. Dimmi che è castano intenso. Va benissimo castano intenso, perché ho già capito che non troverò mai il colore giusto. Poi abbiamo. Dove sono i pannelli questi? Questo mi sa che è un piccolo inventore o una piccola inventrice. Ok. Bene. Mettiamo il libro qua. Foto auto d'epoca. La mettiamo qua. Foto pensa fuori dagli schemi. No, facciamo così allora. Questo lo mettiamo qua. Anzi, qua. Questa invece la mettiamo pensa fuori dagli schemi. Bello, mi piace gigante. Qua sopra. Ok, allora questi possiamo spostarli e metterli qua. In maniera da occupare per bene lo spazio. Allora fammi vedere così, così e così. Questo lo centriamo. Non è centrato, ovviamente non potrò mai centrarlo perché va bene così. Poi abbiamo l'armadio.
questo punto lo mettiamo, lo giriamo qua, lo mettiamo qua l'armadio, però magari non bianco, ma dove era? Legno grigio, sgraziato, venghè. Dai, venghè, eccolo qua il colore, quello sto qua quasi sul viola. Ok. Abbiamo una piantina, le famose piante da non mettere mai nelle stanze da letto perché vi uccidono la notte, io ve lo ripeto, poi fate un po' come volete. Orologio sopra la porta, un tappeto dal pelo lungo. Perfetto. Lampada da tavola. Voilà. Magari la mettiamo qua. Lavagna bianca. Dove fare i tuoi ok. Dove prendere i tuoi appunti. E ci sta. Notebook. Glielo mettiamo qua. Non sbaglio, non ho visto posizionamento di una sedia. Ah no, eccola qua. Quindi bidone della spazzatura a rete. Lo mettiamo qua. Ok. Non voglio sapere. Organizer. Questo lo mettiamo qua sul lato. Ah no, non lo mettiamo sul lato, lo mettiamo qua. Fammi vedere un attimo una cosa. Ah ok, non cambia niente, sono esattamente fatti così, quindi tutti uguali. E la sedia per ultima, venghè, se c'è, venghè, eccola qua. Perfetto, la camera da letto è sistemata. Chiudiamo la porta e apriamo il portone. Mio Dio, ok. Via di vendita, su tutto, via tutto, via tutto, 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 tutto. Per chi mi hai preso? Ho sbagliato a puntare, dai. Dio santo, vendi tutto, vendi anche il... No, ok, questo no. Vendi l'oggetto, porta interna, questa? Ecco, questa posso venderla però, la porta posso venderla, vero? Dipingi con i colori pesca chiara. Ok. Dipingiamo con la pesca. Domanda, quanti lavori mi servono di pittura per prendere 189 pareti? Ok, quindi non sarà in questo video che riusciremo a fare il colpo della terza parete. E vabbè. Ma un passetto alla volta riusciremo anche a fare, anche ad arrivare a fare tre pareti alla velocità, diciamo a una velocità più consona, perché sennò veramente ci perdiamo le giornate. Ok, avanti. Ops. Plip, plip. Fatto. A fare i lavori di precisione, siamo talmente bravi che riusciamo a dipingere dietro il radiatore senza spostarlo. Ci vuole della classe comunque per fare una cosa del genere. Io sfido un qualsiasi in bianchino a fare quello che facciamo noi, o pittore. Ora non so se in, non credo che in bianchino sia offensivo, però un qualsiasi pittore a fare quello che facciamo noi senza spostare i radiatori. Perfetto. Altra latta di colore, avanti. Poi cosa abbiamo ancora? Pulisci lo sporco. Arrivo. Adesso che ho pitturato, giustamente pulisco. Metti le piastrelle da pavimento.
che sono come quelle dell'altra stanza, giustamente, perché non facciamo distinzioni. Perfetto, porta interna, vero marrone, fatta. Allora, come la posizionate? Così, hop hop, ok. Ahi, hop hop. Senti l'acqua dietro. Bene, poi chiudi, chiudi, fatta. Letto matrimoniale, cao. Venghe. Bene, ho scoperto il venghe, d'ora in poi sarà tutto venghe, qualsiasi cosa faccio sarà venghe. Fatta, poi. Non hai un mobile, hai un armadio qua. Questo cos'è? Lampada comodino. Tavolino da notte Hermes, venghe. Fatta. Cool, venghe mi ha aperto nuovi mondi. Ovviamente sono due perché essendo un letto matrimoniale io sono pirla perché non ho letto. Quindi spostiamo. Spostiamo il letto. Spostiamo il comodino. Adesso rimettiamo tutto a pelo. Così. Così. Probabilmente ci saranno anche due tappeti, vero? Quadro, libro. Mobile, specchio. Armadio, venghe. Con i supporti in oro. No, bianchi. Bene. Tu ti posizioniamo qui nell'angolino. Ehi. Ok. Poi abbiamo due lampade, giustamente venghe, non c'è venghe, non c'è basilica, non c'è venghe. Eh sì. Ormai è il nostro live motive venghe. Ok, una la mettiamo qua. Una la giriamo e la mettiamo qua. Fatta. Perfetto. Terrario. Cioè voi volete un terrario in camera. Siete dei defi... Non mi pronuncio, contenti voi. Non voglio saperne niente. Quando di notte questo comincia a farsi i cazzi suoi e a cominciare a grattare sul vetro, sono assolutissimamente affari vostri. Però volete anche una scrivania. Venghe ovviamente, perché sennò non siamo contenti. Questa scrivania la mettiamo qui, di lato, a fianco al nostro armadio. Ok. Con una sedia di color... Lo lascio dire a voi. Perfetto. Lampada da tavolo. Opla. Però mettiamo qua così. Un po' inclinata. Il notebook che ho già visto prima. Ve lo piazzo qua. Ovviamente voi non ascoltate mai quando io parlo e quindi è giusto che moriate soffocati dalle vostre stesse piante. Perché l'ho detto e lo ripeto, non si sta con le piante, a meno che non siano finte, non si sta con le piante in camera. Tappeto a pelo lungo, come avevo detto, come avevo previsto, sono due. Allora, vediamo un po'. Dai, 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 dai. Uno. E due. Perfetto. Orologio anche voi sopra la porta, e non ve ne fate niente perché non lo guarderete mai. Specchio, specchio delle mie brame. Dove cavolo ti metto? Allora, intanto libri di giardinaggio. Così un po' di movimento. Quadro del gufo nel bosco, piccolino. Lo mettiamo qui. E poster. How you doing? Lo mettiamo qui. E ne resta fuori soltanto lo specchio. Aspetta. Che non è in venghè però. Prestiamo attenzione ai dettagli. Dove cavolo ti metto io specchio? Qua. Però è abbastanza inquietante, quindi facciamo così. Bene, la camera è finita. Non mi piace per niente, ma va bene così. E qui è esploso l'universo, quindi bene. Iniziamo a vendere. Sì, lo so che è finito e so anche, mi rendo anche conto che questo episodio sta andando molto per le lunghe, però... Ok. Però giustamente è tempo di finire il tutto e quindi sarà
il, come si dice, il video più lungo che ho fatto finora. Probabilmente supererò l'ora. Ok, qua bisogna rifare tutto. Tutto. Esci lo sporco, sì. Qua, serve pulire qua. Vorrei dire, bisognerebbe dargli fuoco, ma poi magari mi prendono di nuovo per... come si può dire? Ah, ecco dov'era lo sporco che mi diceva prima. Quindi per forza devo montare il... Ah, che palle. Vabbè, allora... dipingiamo il soffitto. S, piccolina, non ci serve tanto. Uno. Dobbiamo fare i lavori fatti bene, senza andare fuori dalle righe. Ok. Così. Così. Molto bene, abbiamo preso il punto abilità. Non ci contavo, come dicevo prima. Ecco, una latta small buttata via praticamente per due pareti. Poi, colori nebbia rossa. Potrei provare a prendere una S, però se poi mi frega. 7, 14, 7, 89, 14, no, prendiamo questa. Dobbiamo pensare anche a risparmiare. Che dopo il nostro nuovo membro della famiglia ci tocca cambiare già casa. Però vedremo un attimo come e dove andare. Se ci conviene andare su una casa grande, tipo quella di prima che abbiamo visto, 7 stanze, oppure fare il lavoro che fanno tutti i, diciamo tra virgolette, i broker che comprano, sistemano e rivendono. Però lì, ehi, che succede? Però lì bisognerà fare un lavoro proprio certosino, farle partecipare anche alle gare di giardinaggio in maniera da aumentarne il prezzo. Quello potrebbe essere un po' lunghetto. Intanto facciamoci dei lavoretti che ci danno delle entrate sicure, tipo questo, siamo a 11.900 e potrebbe darci una bella botta di danaro, di sacro danaro. E comunque era meglio se prendevo la latta piccola, probabilmente ce l'avrei fatta lo stesso a finire. Vabbè, non saranno quei 6 euro che ci rovinano. Ok, ma queste sono doppie però, attenzione. Questo mi calcola, mi sa anche... no. Allora facciamo una cosa a sto punto. Questo lo mettiamo qua, riprendiamo questa e diamo una sistemata. Ora posso bisognare anche a questa, perché a sto punto, cioè, facciamo un lavoretto fatto bene. Così e così, ok. Diciamo che proprio schifo schifo non fa. Avanti. Dobbiamo sistemare le prese. Tanto ormai siamo maestri elettricisti, quindi via così. Hop. Opla. Due in un colpo sto giro. Ok. Diciamo che iniziamo il mese con il botto. Secondo video del mese e va via come i cacciabombardieri. Così. Così, così e via. Perfetto, anche queste le abbiamo sistemate. Metti le piastrelle chiare, vero? Sono piastrelle chiare. Ok, devo assolutamente mettere della luce subito, perché luce, 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 lampada da soffitto. Perfetto. Dimmi che illumini bene e tanto, perché sennò non serve a niente. Devo mettere l'interruttore. Giustamente. Tu mi insegni. No, prima devo mettere la porta per capire da che parte si apre. Poi posso pensare all'interruttore.
Ok, quindi questa come si apre? Così. Ok, l'interruttore lo mettiamo di qua. Che altrimenti lo mettiamo dalla parte dove si apre la porta. E non va bene. Ok, ok. Adesso abbiamo una logica. Allora, tubi dell'acqua per l'installazione di un termosifone. Ovviamente sotto la finestra. Ah no. Ma che cosa diventa questa cosa? Questa camera? Letto matrimoniale, questo. Venghe. Caustica rosa, ok. Allora, lo facciamo diventare una camera da letto, da quanto ho capito. Ad occhio, visto che c'è un letto. Mi sembra più studiata apposta, quindi... Comodino, color, non ve lo sto neanche a dire che tanto... Già lo sapete. Ok, questo lo mettiamo a muro. Questo lo mettiamo a muro. Il letto non è esattamente centrato, ma più di così non si può fare. Lampada da tavolo. Non c'è! Ci hanno fregati. Però abbiamo un rovere rosso che potrebbe ovviare alla cosa. Intanto è diventata notte fuori. Questi non tornano neanche a casa per cenare. Va bene così. Dove siete finiti? Hello? C'è nessuno? Direi di no, visto che sto facendo quello che voglio. Quindi così. Morirete sicuramente. Voi e le vostre maledette piante in camera. Foto del cuccio. Armadio Woody. Woody. Allora... No, armadio Woody, ma si può scegliere il colore dell'armadio Woody? Allora. Facciamo i seri, per piacere. Oggi tema Venghe. Bene, così. Pensavo che non ci stesse, se devo essere sincero, invece... Diciamo... Ecco. Cagnolino babau. E adesso dobbiamo montare dei tubi per il termosifone. Adesso ovviamente bisogna comprare il termosifone, perché sennò no, marrone no, questo facciamolo bianco, stiamo sul base. Sì, ma bianco, questo mi sembra nero a me. Se lo voglio rosso, ma che figo rosso. Marrone, rosa dorato, crema, metallo dorato. No, non perdiamoci in quisquiglie e montiamo sti santissimi cosi. 1, 2, perfetto. Bene, ultimo ma non ultimo, intanto recuperare un po' di soldi che ci serviranno per prendere l'impalcatura. No, ho sbagliato uscita, scusate. Hello? Non c'è un'uscita? Di uscire da questo incubo? Ok, servono delle impalcature per andare a recuperare lo schifo che c'è qua sopra praticamente. Allora, vediamo un po'. Pulisci lo sporco. È grazie al Watts pulisci lo sporco. Devo per forza comprare delle ponteggi. Anche perché dubito che la scala di alluminio riesca a salire. Non ci provo neanche, guarda. Non ci provo neanche. Dammi l'impalcatura piccola. 584 euro per la tua impalcatura di... No. Fermi tutti. C'è un modo per saltare fuori? Quelle finestre si aprono da sopra verso... Scusate, ma non voglio andare a spendere tutti questi soldi per... Ah, cazzarola, le finestre sono queste. No, non fatemi spendere tutti questi soldi, vi prego, dai. Cioè, veramente valuto l'idea di... Dai che ce la faccio? No, cosa c'è ancora? Maledetti! Ero quasi andato a spendere
mille migliaia di milioni di miliardi. Esagerato, però. Comprare un ponteggio per niente. Accendiamo le luci. Ok. Così va meglio. Diciamo proprio che... Vediamo un po' se riusciamo a vedere le nostre tartarughine. Tartarughine. E niente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su, di iscrivervi al canale e non dimenticate di passare a farmi un salutino su Twitch. Buon game a tutti ragazzi!